Tutti insieme appassionatamente, forse il musical più amato dal pubblico cinematografico e teatrale. Il film del 1965, diretto da Robert Wise e interpretato da Julie Andrews e Christopher Plummer, viene riproposto periodicamente dalle reti televisive, sempre con successo. Il suo status è tale che non risulta si sia neppure accennato ad un remake, consegnandolo di fatto alla storia. La vicenda, molto semplice, è quella di Maria Augusta Kuschera, viennese, una ragazza che è inviata come istitutrice nella casa di un vedovo, ufficiale della ex marina austro-ungarica, dopo essersi conquistata l'affetto dei figli del rigido militare, finisce con lo sposarlo, per poi fuggire assieme alla famiglia minacciata dal nazismo, cui von Trapp rifiutò di aderire. C'è qualcosa che però dovrebbe rendere la vicenda in qualche modo più vicina a noi, come fa notare Viviana Facchinetti, direttrice dell'Arena di Pola. Doe, a deer, a female deer, ray, a drop of golden sun. Infatti, non tutti sanno che Georg von Trapp nacque a Zara il 4 aprile del 1880. La prima moglie, Agathe Whitehead, era fiumana e due dei loro sette figli, il primogenito Rupert e la secondogenita Agathe, nacquero a Pola. La prima tappa della fuga della famiglia von Trapp dall'Austria, sei mesi dopo l'occupazione nazista, fu l'Italia. Quindi, dopo aver viaggiato per l'Europa come rifugiati, tutti i loro beni erano rimasti in Austria, i von Trapp si stabilirono negli Stati Uniti, nel Vermont, nel 1942. La coppia ebbe altri tre figli. Von Trapp morì nel 1947, Maria vent'anni dopo. Dalla sua autobiografia venne tratto un film di Trapp famiglie, quindi il musical teatrale di Rodgers e Hammerstein e il film che tutti conoscono e che, diciamoci la verità, è bello sapere porti con sé qualcosa di nostro.